Quali cure materne ci vengono prodigate, non viste e non capite da noi in ogni momento? Quante catastrofi ci vengono risparmiate ad ogni passo? Con quale ritmo di compensazioni, con quale armonia di equilibri vengono musicalmente coordinate a più alti e lieti fini tutte le dissonanze e i conflitti della vita? Quanti aiuti non avvertiti, quale economia per risparmiarci le forze per lavoro più redditizio? Se ve n'è uno spreco per la riproduzione che chiama gli esseri al banchetto nuziale, o per la lotta che vuole selezionare un migliore degno del suo mondo animale, questo perché ciò rappresenta le vie maestre su cui la vita avanza, su cui essa si butta, con una esuberanza di mezzi che è ben giustificata dall'importanza del fine. Essa sa bene di essere ricca, ma non per questo è pazzamente prodiga, ma solo quando il fine è da raggiungere lo merita e richiede. Ma quanta economia invece nel fatto, per esempio, che lascia al cosciente solo la fatica delle nuove costruzioni, mentre affida agli automatismi del subcosciente la funzione di conservare per ogni bisogno, senza fatica di coscienti elaborazioni, in forma di istinto, il risultato del lavoro compiuto e già assimilato in proprio. Ma una tale semplificazione ci porterebbe troppo lontano. Pietro Ubaldi.